Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo tutorial dove proveremo a incidere manualmente dei timbri con gli accessori che mi ha mandato il sito BBCraft. Questo è l'attrezzo che serve per incidere i timbri. Vanno cambiate le punte e il kit ne fornisce di diverse. È la prima volta che lo provo, quindi andremo a vedere assieme un pochino quale è meglio utilizzare. Vediamo un po', hanno tutte forme diverse, quindi penso che ognuna vada utilizzata a seconda di quello che dobbiamo fare, però siccome, come ho detto, è la prima volta che le utilizzo, andremo un po' a provarle, così da capire anche l'utilizzo di ognuna di esse. Ce ne sono veramente tante, è un buon kit, sembrano anche di buona qualità. Credo che tra tutte andrò a provare questa qua con la punta, diciamo, più triangolare, che ha l'angolo più stretto. Non so, vedremo se è la punta giusta. Farò anche delle prove, così vediamo. Se non va bene questa la cambieremo. Provo magari qua in un angolino. Ok, mi pare vada bene. C'è un pochino da prendere la manualità, però sperimenteremo assieme. La punta che ho scelto è questa così. Sono anche ben affilate. Quindi adesso procediamo per il primo vero step, ovvero passare il disegno nello stampo, nella gomma per fare il timbro. Io ho fatto questo disegnino di questo biscottino che è un mio personaggio. Ci dobbiamo munire di carta lucida, quella per ricalcare, e dobbiamo ricalcarlo con una matita che rilasci molta grafite, appunto perché poi useremo questo foglio lucido per trasferire il disegno nel timbro, nella gomma per fare il timbro. Quindi lo ripasso per bene e calco parecchio, ripasso anche più volte nello stesso punto. Faremo questo biscottino con le goccioline di cioccolato un po' spaventato. Ok, adesso che abbiamo ricalcato per bene, andiamo a rimuovere il nastro adesivo che ho messo per tenerlo fermo e a posizionarlo perfettamente sulla parte del timbro che dobbiamo incidere. In questo caso ho pensato di fermarlo anche in questo caso con il nastro adesivo, perché ora andrete a vedere, faremo un procedimento dove è importantissimo che il foglio non si muova, perché altrimenti combiniamo un pasticcio. Quindi riutilizzo il nastro adesivo, lo fermo un pochino, ci muniamo di bulino e andiamo a fare questo passo. Quindi andiamo a imprimere della forza e voilà, ci ripassiamo tutto il disegno e così viene trasferito alla perfezione, anche meglio di come mi immaginassi. Una volta muniti di questo attrezzino andiamo a ripassare, dobbiamo far sì che restino soltanto le parti nere, quindi le parti che noi vogliamo che vengano nel timbro. C'è da prenderci un attimino la mano, non è semplice, forse non ho scelto bene l'attrezzo, la punta dell'attrezzo. Questo qua scava parecchio, quindi bisogna moderare tantissimo la forza e l'angolazione del... infatti adesso lo cambio, l'angolazione dello strumento, perché se si fa forza verso il basso l'attrezzo scaverà molto verso il fondo, invece se si mantiene abbastanza orizzontale, diciamo che il taglio viene fatto più in superficie e quindi è più gestibile, è meno duro. Questo tipo di gomma che fornisce il sito è molto dura ed è meglio, perché se fosse stata più morbida sicuramente sarebbe stato più facile sbagliare, appunto opponendo meno resistenza. Tutto sommato devo dire sì, è un lavoro abbastanza complesso, infatti sono stato un po' velocizzato per comodità nel video, sennò sarebbe durato più di mezz'ora, però oggettivamente una volta presa la mano diventa anche gradevole, molto rilassante. È un lavoro molto meticoloso perché bisogna fare attenzione. Io infatti qualche piccolissimo errore l'ho fatto,
ma perché appunto ho messo troppa forza e quindi diciamo l'attrezzo è sfuggito via, è andato a intaccare qualcosa che non doveva essere tagliato, però nulla di grave, voglio dire. Mi ritengo molto soddisfatta perché comunque è il mio primo timbro e quindi da quel che si vede sembra stia venendo abbastanza bene. Forse ho scelto anche un soggetto anche un po' complicato avendo tutti questi cerchietti. Alla fine ho ritagliato il pezzetto che mi serviva e anche sottolto la gomma esterna, poi alla fine l'ho ritagliato e l'ho fatto perfettamente rotondo. Adesso andiamo a provarlo, finalmente, vediamo come viene, se la prova del 9, per vedere se è venuto bene o no. Faccio una prova. Ok, questo è venuto male. Epic fail, riproviamo, sicuramente ci vuole più inchiostro. Considerate che questo inchiostro ce l'ho veramente da una vita, come non sia ancora secco, non ne ho la più pallida idea. Riproviamo. Mettiamo tanta forza, appunto perché il timbro è molto duro, quindi bisogna mettere un po' di forza. Magari poi lo attaccherò a un pezzettino di legno per facilitare la cosa. E voilà. Io mi ritengo veramente tanto soddisfatta, mi piace moltissimo come è venuto. Essendo il mio primo esperimento e non essendo molto facile come disegno, mi ritengo molto soddisfatta. Il procedimento è abbastanza semplice, ci vuole sicuramente un po' di manualità, però sicuramente molto fattibile. Io vi ricordo che tutti questi attrezzi li trovate il link in descrizione se vi interessano. La gomma che l'attrezzo sono tutto un kit. E per collaborare con questo sito, che è molto semplice, bastano soltanto un canale YouTube con almeno 100 follower. Nella descrizione comunque vi metto il link per contattarli e chiedere la collaborazione, assieme a tutti i link di tutto quello che abbiamo utilizzato. Spero che questo video vi sia piaciuto, io mi sono divertita tantissimo. Fatemi sapere se vi piace questa serie dove proviamo attrezzi nuovi, tecniche nuove. Mi sta piacendo veramente tanto provarle assieme a voi. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale e vi interessa seguire i miei video, iscrivetevi e attivate la campanella così da restare sempre aggiornati di tutte le news. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video con un commento, con un like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!